E ora? Ora mi sentite? No, eh? No. Cazzarola. Ma mi si dovrebbe sentire però. Ah, ecco. <ride> bene, 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 bene. Dicevo durante il mio monologo silenzioso che sto per leggere il secondo capitolo di questo racconto che si chiama Dark Explorer, è un racconto di stampo lovecraftiano che a me piace moltissimo, scritto da un autore Stefano Cortese che ho conosciuto un paio di settimane fa ad una rassegna di letteratura gotica ehm, che si è tenuta a Caserta. E io, tra l'altro, lì ho letto un brano di Lovecraft che non mi ricordo. E un pezzo tratto da La Casa sull'Abisso. E ho conosciuto Stefano Cortese, il quale, tra l'altro, è stato cortese abbastanza <ride> da accompagnarmi a, a Napoli, dove poi sarei rimasto la notte. E quindi, parlando, insomma, anche per ringraziarlo della, della cortesia. <ride> <ride> ho deciso di insomma di registrare questo suo racconto che appunto si chiama Dark Explorer ho letto solamente il primo capitolo ehm, ed è praticamente questo racconto è ambientato su, su no non l'ho ancora detto ma lo dirò questo racconto è ambientato su una nave che naviga nel buio e sono simpaticissimo invece. Cioè. Questa nave che naviga nel buio, nave che naviga. E appunto eh, si trovano in questo buio totale e perenne. Questo doveva essere un viaggio la cui durata doveva stare intorno ai nove anni, però praticamente sono 24-25 anni. Ora non ricordo benissimo che questi si trovano ancora sulla nave. E da che erano partiti in 150, sono rimasti in tre. E il protagonista, tra l'altro, è nato sulla nave, quindi non conosce il mondo al di fuori della nave. Questa nave continua ad andare e non ha. Insomma, la missione è, dobbiamo vedere dove finisce questa tenebra, questa oscurità. Quindi non possono tornare indietro perché stanno per finire insomma i rifornimenti e tutto quanto. È un racconto molto interessante, la scrittura mi piace molto, quindi leggendolo oggi, eh, probabilmente appunto leggerò solo il secondo capitolo perché il tempo stringe, anche se il secondo capitolo è corto, quindi magari leggerò anche un pezzetto di terzo. E insomma sentirete tra l'altro di cosa si tratta. Quindi, Più morti di Martin, è vero, tra l'altro, appunto sto leggendo, come ti avevo detto, Debbie, sto leggendo Il trono di spade all'Unione uh, ciechi. E. Stanno già a morì, tantissimi, stanno a morì in tanti. Però mi linkate per favore in chat, mi, mi date il link dello, dello stream. Ah, ma lo trova le trovate? Le trovate? Grazie. Bene. Col vostro permesso io comincerei. Avevo pensato di leggere, ah ed è qui che andrò tra l'altro ad ampliare il discorso, Avevo pensato di leggere un altro capitolo della Casa sull'Abisso oggi, ma è un capitoletto del cacchio, tipo una pagina e mezzo, quindi non è proprio materiale da live, credo. Probabilmente lo leggerò un'altra volta. E sì, io e Debbie abbiamo costruito una Casa sull'Abisso insieme. A dirla tutta, <ride> ha fatto tutto lei. Io ero lì che guardavo e peggioravo la situazione e basta però è una bella casa sull'abisso debbi link a uno screenshot go mi devo comprare una sacchetta per la mia cassa bluetooth ma questo non c'entra assolutamente niente si uh, stanno scaricando le, le batterie della, della tastiera senza fili eh. grazie. Ah, ciao Michela, guarda quanti dì tutti insieme. A quando è Mar James? Eh... Non lo so. Comunque buonasera a tutti, scusatemi sono un attimo perso, stavo, stavo vedendo altre cose. <coughs> Quindi appunto, per chi si fosse appena collegato... Vai, vai, Debbie, vai. E per chi si fosse appena collegato... Sto per registrare un capitolo di un racconto che si chiama Dark Explorer di Stefano Cortese, un autore che ho conosciuto qualche settimana fa. E... Grazie Vittorio veramente. E... Sergio anche a te. E, e questa... questo link che ha messo Debbie è La casa sull'abisso che abbiamo costruito insieme su Minecraft perché è così che passo il mio tempo libero. Dunque, ehm, dicevo, questo racconto si chiama Dark Explorer, per farla breve perché l'ho spiegato anche prima, quindi non vorrei annoiare chi è entrato da prima, è una, um, un, un racconto ambientato su una nave che sta esplorando una tenebra infinita, e dell'equipaggio sono rimasti in pochi, il capitano, il protagonista e tale Jessop. È un racconto molto Lovecraftiano. Molto lovecraftiano e, e quindi niente, ve lo faccio sentire ora un pezzetto, poi io questa cosa la darò all'autore e sceglierà lui cosa farci. Quindi non verrà pubblicata sul canale perché non è roba mia, a meno che non lo voglia lui. Però di questo ne parleremo più avanti al lavoro concluso. Quindi iniziamo, questo capitolo si chiama Il buio. Ora proverò a salvare il file qui sotto con la mia tastiera che non funziona. Ma uso il mouse. Progetti 2. Bene, ok. Domanda. Il primo capitolo. Ho detto... Ho detto capitolo 1? 1 no. Uno! Due! Ci sarà il tambuccio? È una nave, forse, forse ci sarà un tambuccio. Bene. Andiamo. Due. Il buio. Chi volesse immaginare l'oscurità perenne che la Dark Explorer attraversa da ormai 25 anni, dovrebbe recarsi nel luogo più remoto che conosca, lontano da centri abitati, sui picchi di un alto monte magari. E in una notte senza luna. Si confini in casa, spenga tutte le luci, abbia cura di sbarrare ogni porta, ogni finestra, ogni anfratto da cui potrebbe trapelare anche il bagliore più impalpabile delle remote stelle. Chiuda gli occhi, metta la testa sotto spesse coperte e rimanga in silenzio. Poi riapra gli occhi. Quello che vedrà non è che l'infima parte dell'oscurità di questo mondo. Il buio che io ho imparato a conoscere nella mia vita non è un buio al quale gli occhi si abituino. Il curioso che avrà sperimentato ciò che ho prescritto, ad un tratto, sotto quella pesante coperta, riuscirà poco a poco a distinguere la sua medesima figura, i contorni delle pieghe della coperta stessa, riuscirà, insomma, a vedere, sebbene nessuna luce trapeli nel suo intimo confino. Questo buio, queste tenebre che avvolgono la nave, ebbene... Esse sono così assolute e impenetrabili da rendere impossibile qualsiasi immaginazione a coloro i quali non le abbiano viste coi propri occhi. Io le ho sempre immaginate come un'immersione in un bagno di peci fredde, entro le quali poter aprire gli occhi senza che essi siano sconvolti e annichiliti dalla nera materia. Come guardare immunemente nella pece, senza poter scorgere null'altro che il perdurare d'un medesimo sconfinato orizzonte. Privo di variazioni, metamorfosi o sconvolgimenti di sorta. Esse non hanno un'altezza né una profondità. Esse non hanno un inizio né hanno una fine. Non posseggono latitudini, poiché si estendono omogenee dappertutto. La nave le attraversa impunemente. E senza attriti di sorta, anzi, essa è leggera nella loro compagine. I suoi quattro motori la sospingono senza fatica entro il loro abisso. Ce l'acqua. No, non mi va di alzarmi a prendere l'acqua. Ho bisogno di un assistente. Andiamo avanti. E se è leggera nella loro compagine, i suoi quattro motori la sospingono senza fatica entro il loro abisso. Dove cacchio stavo? Ah, qui. Sospingono senza fatica entro il loro abisso. No, ho sbagliato. Sono okay. senza fatica entro il loro abisso. A volte nel mio alloggio, nelle ore di riposo, spengo ogni luce e mi affaccio allo blò e osservo l'oscurità. Essa è infranta, ma lo sarà ancora per poco, dalle luci di Via della Carena. Non so, magari dopo mh, prende dei, <ride> dei toni razzisti, ancora non lo so. <ride> Vedremo, dalle luci di Via della Carena. Oltre quel bagliore infimo si estende la sua totalità senza dimensione. A volte apro addirittura l'oblò. Il capitano ce l'ha proibito, ma lui non vede in quei casi. E respiro l'aria umida che vi penetra attraverso per sentire l'odore delle tenebre. Sporgo la testa attraverso il muto vetro, perché i miei occhi umani possano rendersi edotti, essi che ne sono bramosi, del fatto che non esista dimensione alcuna in quel buio. Fa così male ai miei sensi quella constatazione, quell'incapacità non tanto di vedere quanto di non notare limitazioni, che devo ritrarre la testa inorridito e chiudere l'oblò. Allora resto in silenzio e guardo e osservo il buio, così familiare, così vasto, così incomprensibile. Non posso non guardare, e con occhi pieni sempre d'estatica meraviglia, la bellezza della tenebra che più di questo baluardo di metallo in cui sono confinato mi è sempre stata intima e schietta. Da volte penso che questo avamposto, questo ultimo bastione contro il di fuori, che è la nave, non sia una parte del male presunto, ma sia esso stesso il male, da cui la pace infrangibile di quell'oscurità esterna tenta, con le sue sublimi malie, di sottrarmi. Il capitano e Jessop non condividono questa mia attrazione ed io tengo questi pensieri soltanto per me. Le poche volte che ho espresso la mia opinione, essi mi hanno sempre risposto sgarbatamente. E allora ho deciso di confinare in me stesso questo fascino, suscitandomi. Suscitatomi, ho sbagliato. Quella tra l'altro sarà sicuramente una citazione vera, vero? Non mi ricordo però è molto lovecraftiana. Tipo. <ride> e sì, hanno sempre risposto sgarbatamente. Ste merde. Ups. Ed io tengo questi pensieri soltanto per me. Ok. Le poche volte che ho espresso la mia opi no cosa. No, non era vera. Ma complimenti però. Pensieri soltanto per me. Le poche volte che ho espresso la mia opinione, essi mi hanno sempre risposto sgarbatamente. Questo è il pranzo che sta tornando su. <coughs> Tengo questi succede? pensieri soltanto per me. A pranzare tardi... Ah, succede anche questo. Le poche volte che ho espresso la mia opinione, essi mi hanno sempre risposto sgarbatamente e allora ho deciso di confinare in me stesso questo fascino suscitatomi dalla sublimità delle tenebre. Credo che ne siano terrorizzati. Essi non possono quantificarlo, non riescono a vederne un limite, e soprattutto quella dimensione che spesso coinvolge anche me. Questa impossibilità di quantificare ciò che ci circonda e ci contiene li empie di un terrore folle e indicibile che si tentano di razionalizzare disperatamente. È il medesimo motivo, lo so, anche a me sono mancate tanto le live, adesso vi spiego perché non ne ho fatte più, perché ho avuto eh, una... mi sono stati commissionati dei libri da fare e avevo qui una lettrice ed erano dei libri di testo per studenti, forse l'avevo detto, che insomma studiano per diventare agenti immobiliari in Ontario, in Canada. Stili libroni, ma libroni. In totale erano 30 ore tutti e due. Di codici, codicilli, tavole, diagrammi, una rottura infinita. Però avevamo tempi molto stretti e quindi ho dovuto dedicare tutto il mio tempo a questa cosa. Poi eh, sto facendo fare dei lavori che inizieranno, la cioè si concluderanno la settimana prossima, in realtà. Per aprire una seconda cabina. Eh, quindi quella che vedete qui è la mia per ora unica cabina, ma al di là di questa porta che vi farei vedere ma ho la webcam attaccata con lo scotch, quindi non si muove, al di là di questa porta verrà creata un'altra cabina così da poter fare più cose insieme. Che bello. Eh. Ah sì, certo, cioè, eh, personalmente non è una cosa che io avrei letto, naturalmente, ma se un cliente viene da te e ti dice, devi leggermi questo? E ti dà da mangiare, fondamentalmente, lo fai. E Michela, tu in quanto... Disegnatrice, lavori, lavorerai anche tu, eh, su, diciamo, su questo tipo di, um, so, sì, di lavoro. Insomma, Che oggi non riesco a parlare, però insomma, hai capito. Se uno ti dice, lei mi disegneresti, che ne so, eh, una papera nuda che cammina su un tambucio, e tu gli dici, bah, forse. E lui poi ti dice, però ti do tanti dinari. E tu dici, ok, e eh, vedi, appunto. <ride> Lo so, forse dovrei anch'io mettermi tipo nel, nel business dei libri di testo. Renderei il liceo molto più interessante. Con il merchandising ve uh, lo faccio vedere. Aspetta. Un gigante nudo lo voglio vedere però. Ecco il merchandising. Tazza! Se vede? Tazzetta. All'interno della quale, vabbè, adesso è vuota. Io di solito bevo il mio cappuccino la mattina. E. Sì, lo so che magari è piacevole organizzare di sera queste dirette, ma io la sera sto a casa mia, però non sto in studio. Visto che magari ci sono stato tutto il giorno Eh sì infatti Debbie Quello poi sarà, sarà il tuo lavoro Quando Quando partirà tutto E ok Continuo Ho un mal di schiena raga Continuo con il testo Bah che figata Sì Oggi vi parlo dei promessi sposi. No. Nah. Devo mettere un tappeto? Sì, sono carinissime le tazze, vero? Le ho fatte stampare da una tipografia qui vicino. Non le hanno stampate proprio bene, bene, bene. Però, sono un po' storte. Però sono tazze, bevo il cappuccino. Quindi... Bene, andiamo avanti. ...di razionalizzare disperatamente. che stai a dire scusate questa è una risposta ad un messaggio che mi è arrivato ne parleremo vabbè ma. ok andiamo avanti qua c'è un respiro un po pesante però hai ragione eh, Michela a parte dovrei anche cambiare cambiare la, mh, la sedia però è perché non è tanto la zona lombare è che io tendo a stare chiuso così in avanti. Stanno parlando col microfono, quindi ogni tanto mi devo ricordare di, di aprire tipo la spalla così e, per evitare incarcamenti vari. E eh, le tazze, eh, per averle, <ride> fai tipografie a telestampi, <ride> come ho fatto io. Sionalizzare disperatamente. Dicevo, qui c'è un respirazzo che si tentano Vabbè. di razionalizzare disperatamente. Ok. Ok. okay. Andiamo avanti. Ehi, il mio disegnatore preferito. Con la, la, la sfinge che fa parte di questo sfondo è stata disegnata dal caro Redjet, che è online ora. Che poi non avrei dovuto dire disegnatore preferito perché anche Michela è una disegnatrice. Però, sai, non ho mai visto nulla di tuo, mi sa, Michela. Quindi, mm. Ora vado avanti, davvero. Razionalizzare disperatamente. Sono di razionalizzare disperatamente. È il medesimo motivo che ha spinto tutti quei membri dell'equipaggio a suicidarsi. A suicidarsi. Roma Sud è venuta fuori. Schiacciamento delle vertebre, oddio, vi prego di no. Sì, che ti faccio pubblicità. È così che funziona. Ci si aiuta a vicenda. Di razionalizzare disperatamente. È il medesimo motivo che ha spinto tutti quei membri dell'equipaggio a suicidarsi, credo. Il capitano e Jessop, tuttavia, tengono duro. Si fanno forza, congetturando intorno alla speranza d'avvistare qualcosa nel buio, che si palesino dei confini, che una luce, infine, squarci per sempre la compagine di quelle tenebre maledette. Io nutro questa loro speranza, ma so di mentire. Mento per loro bene perché non ho il diritto d'annichilire ciò che sostanzialmente li tiene in vita, ma non posso ingannare me stesso. Io so che queste tenebre non avranno mai fine, so che non esistono confini, so che nessuna luce trarrà la Dark Explorer in salvo dalla sua odissea. Lo so e paradossalmente è questa la mia speranza. Questo è il mio mondo, la mia realtà, questo è il mio luogo. Io non ho paura. Il mio sgomento è dettato più dalla sublimità di questa sterminatezza che dal terrore che essa possa condurci alla fine. Cos'è la morte in confronto a questo? Potrebbe essere più scura, insondabile e assoluta? Io ne dubito. Il capitano Jessop. Il capitano è Jessop. Il capitano non è Jessop. Io ne dubito. Il capitano e Jessop sono terrorizzati da una scomparsa entro la quale non si rendono conto di essere già confinati. E invece di liberarsi da timori, che io ho l'impressione di aver già acquartierato in me, essi vi si aggrappano, vi si stringono come se fossero l'unico segno tangibile della loro presenza. Io. li lascio vivere. in questo. in questa. <susurra> 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 sì, Redjet, tu metti. Metti un link. Tra l'altro, sì, Michela, la. La sfinge che vedi l'ha disegnata lui, ma in pochissimo tempo. E lui, da quanto ho capito, lavora per, su un altro stile, diciamo. Un po' più orientale, vero? Credo. Chi è che mi ha scritto? Oh, è Debbie. <ride> ok. Io. Io che? Sbagliato. Pile della loro presenza. Io li lascio vivere in questa illusione. Ne hanno bisogno. Hanno suonato. Della loro presenza. Ma si è sentito? Ne hanno bisogno. No. C'è gente? stanno scendendo. Aspettate. Scusate, è venuta a salutarmi la mia sorellina. E quindi. Che cacchio? Ok. La loro presenza. No, non, è, non sono i vicini, è la mia sorellina. È venuta a trovarmi. Tra l'altro sto rosicando perché dice: Ah, noi stiamo andando a mangiare questo ristorante, si chiama Route 66, hanno i corn dog, vuoi venire? Io no, ho da fare. Sicuro si mangiano le gallette? Corn dog e gallette. Bene. Oh, Vir! Ciao! E non lo so, non credo di stare fino a più delle 8. Vedremo. Stanno ancora facendo un casino infinito. Allora, Vir, tra l'altro, ma forse già lo sapete perché ne ho già parlato. Vir è un'altra lettrice, eh, come me. Molto valida, a mio avviso, mi piace molto il suo lavoro. Quindi, se avete finito tutte le mie cose vi invito ad andare ad ascoltare le sue. Tra l'altro abbiamo anche collaborato. Abbiamo fatto una scena del Macbeth insieme che la trovate sul suo canale. Ah. Che ho detto? Solo presenza. Presenza? Dov'è? Io li lascio vivere. In... Stanno facendo un casino infinito. Bah. Sto cercando il punto di prima. Uh, so che queste tenebre non hanno mai finito. Ah, beh, capirei, sto qua giù. Presenza, ok. Mille <coughs> della loro presenza. Io li lascio vivere in questa illusione, ne hanno bisogno ed io ho bisogno di loro. Non farò mai in modo di metterli di fronte all'evidenza. Ciascuno dovrà affrontare il fato a proprio modo e con le proprie armi. Io voglio vivere ben cosciente di questa estensione tenebrosa, affinché il passaggio da un'oscurità ad un'altra non sia un trauma, ma anzi il naturale esito d'un processo, come attraversare una porta oltre la quale non esista che sonno. Io non voglio guardare oltre i vetri di questa nave e posare gli occhi su un'inimicizia. Io voglio vedere una speranza. La riduzione alla fisicità del buio è un processo che, come ho già accennato, mio padre aveva intuito. Aveva ipotizzato, infatti, che l'oscurità tendesse poco a poco a collassare su se stessa e che porzioni sempre più baste della sua estensione si sommassero, come strati di vernice passati gli uni sugli altri più volte. Tuttavia... Mio padre morì prima di poter verificare questa sua ipotesi, e sono dovuti trascorrere dodici anni affinché il fenomeno da lui supposto divenisse sensibilmente osservabile. I fari squarciano la tenebra come una lama che penetra l'aria, poi la lama penetrerà un liquido, poi una sostanza intermedia, sempre più spessa, finché non si troverà davanti un solido, e alla fine vi si infrangerà. Quale sia la natura di tale solidità ci è per ora precluso. Io. Ho delle mie ipotesi che mi guardo bene da esporre ai miei colleghi. Credo che il consolidarsi delle tenebre non sarà il pervenire ad uno stato solido tale quale noi, potre tale quale noi potremmo concepirlo. Il consolidarsi delle tenebre, ne. guardo bene da esporre ai miei colleghi. Credo che il consolidarsi delle tenebre non sarà il pervenire ad uno stato solido tale quale noi potremmo concepirlo. Non avrà la consistenza d'una pietra, ad esempio, di un metallo o di un corpo di carne. Sarà qualcosa entro cui il fluire sarà diverso, ma altrettanto intenso e continuo. La tenebra contiene delle cose o le ha contenute. Queste cose sono esistite nel suo abisso, si sono verificate e materializzate come le incommensurabili vette che abbiamo scoperto. Tutte queste cose entreranno a far parte di essa, verranno assimilate, contribuendo ad essere altra oscurità, altra vastità, altro infinità, altro eterno. Saranno disciolte in essa e questo accadrà anche alla Dark Explorer e al suo equipaggio. Il capitano e Jessop l'hanno intuito, come dimostrato dai discorsi che abbiamo fatto tante volte e durante i quali congetturavamo questa possibilità. Ma non vogliono ammetterlo. Sperano sempre che prima di questa eventualità arrivi una luce dall'alto a salvarli. Ma da quale alto potrebbero essere tratti in salvo in un mondo privo di dimensioni? Ricordo che una volta un ufficiale disse: Noi siamo perduti dentro Dio. Quella frase mi fece trasalire. Se fosse vero che noi siamo confinati nel luogo della creazione. Eh? Se fosse vero che noi siamo confinati nel luogo della creazione e dove tutta la creazione ritorna. Ah! Ok. Oh, regà, Boni, non lo so, è il secondo capitolo. Mancano ancora. <ride> Mancano ancora 11 pagine. Qualcosa succederà. Quella frase mi fece trasalire. Nah, quella frase mi fece trasalire. Comunque il primo capitolo era bello perché spiegava tutto. Mi fece trasalire. <ride> se fosse vero che noi siamo confinati nel luogo della creazione e dove tutta la creazione ritorna, come potremmo allora pensare di uscire? Se quella luce, che il capitano e Jessop sperano tanto, fosse in realtà un'apocalisse. Perduti dentro Dio, diceva quell'ufficiale. Tutti questi pensieri non ho modo di condividerli con nessuno, e perciò li scrivo qui, affinché non restino confinati dentro. Confinati! Sì, anche a me piace molto l'atmosfera, devo dire. E mi piace anche lo stile del, di, di scrittura. Mm. Sì. Purtroppo a volte è una cosa abbastanza comune nei... Con gli autori, diciamo indipendenti o esordienti, forse questo non è il caso di Stefano. Comunque, lui ha scritto diversi libri. È una scrittura a volte un po' troppo ridondante e con una voce che appartiene più allo scrittore che non al mondo che hanno creato. Quindi c'è un po' di dissonanza in questo, cosa che non sto notando qui, in realtà. Ciao, mister piano. Grazie. È la mia. Allora, dove eravamo? Tutti dentro Dio, diceva quell'ufficiale. Okay. Tutti questi pensieri non ho modo di condividerli con nessuno e perciò li scrivo qui, affinché non restino confinati dentro di me nel buio delle mie ossa. Credo che il capitano e Jessop, infine, temano più il buio che hanno dentro che quello che sta là fuori. Sono convinto che siano sgomenti più del buio contenibile delle loro viscere che di quello sconfinato dell'esterno. Non hanno capito. Come credo d'aver capito io, che la nostra è un'attesa breve affinché quelle due oscurità si ricongiungano finalmente. In fondo, il terrore dell'ignoto non nasce forse dall'impossibilità di non conoscere non tanto ciò che ci circonda, quanto ciò che abbiamo dentro e constatare la nostra inadeguatezza nell'affrontare l'esterno. E la nostra esistenza non è, forse, interamente volta a preservarci intatti dal momento in cui questa cesura, che è la nostra vita, verrà colmata per sempre. Il capitano e Jessop temono, purtroppo, di accettare il fatto che alla fine siamo veramente arrivati a destinazione. Ok, questo capitolo è finito, oh, quindi io lo salvo. Export. Vai. Qual è la cartella? Questa, questa, questa. Archive. Guarda, queste cose sono spiegate nel primo capitolo. Ossia, in teoria il viaggio doveva durare nove anni. Circa, o dieci, non mi ricordo. Perché avevano fatto dei calcoli, un po' così, in cui dicevano sicuro entro cinque anni qualcosa becchiamo, quindi poi possiamo tornare indietro. Poi però, col fatto che la, la nave poteva andare avanti per un sacco di tempo, avevano deciso di continuare ad andare avanti, solo che poi più andavano avanti e più diventavano folli. Molti di loro erano morti intanto per un'epidemia che aveva praticamente eliminato gran parte dell'equipaggio e altri invece hanno deciso di suicidarsi finché non sono rimasti in tre. Credo, se non ricordo male, che loro abbiano comunque passato il punto di non ritorno. E quindi sì perché è il venticinquesimo anno e la nave poteva andare avanti 50 anni, se non ricordo male. Comunque avevano deciso di andare avanti. Certo, Debbie dice, potevano tornare indietro, però lo scopo della missione era andare avanti diversi decenni, e infatti c'erano andate 150-200 persone, non mi ricordo, che poi tra l'altro hanno anche figliato, vabbè, comunque doveva essere un viaggio molto lungo, cosa che non è andata. Anche a me è piaciuto questo capitolo, non deve essere tutto azione per forza, il concept è molto bello. Adesso il terzo capitolo si chiama Il crepuscolo degli dei e non essendo particolarmente lungo, leggerò anche questo. Ah, tra l'altro c'è una cosa che... ho letto, ma ve lo dirò dopo, è una sorpresa. È una sorpresona. Uh. Ok, in base a cosa scelgo cosa leggere? Eh, allora questo qui, come dicevo prima, lo sto facendo eh, per, um, per, per quest'autore Stefano Cortese che ho conosciuto un paio di settimane fa. Quindi questa tra l'altro è una cosa che non andrà sul canale. No, sarò cattivo e aspettate. E, um, solitamente le cose che vanno sul canale... Le scelgo io anche in base a, al vostro feedback. So che va tantissimo. Oxon, Lovecraft, Poe sono i tre autori che vanno di più. Ma principalmente, eh, per quanto riguarda le altre cose, leggo quello che mi pare. <ride> ok, andiamo. Bene, bene, bene. 3. Il crepuscolo degli dèi. Ancora Wagner. Ha commentato Gesso alzando gli occhi agli altoparlanti e tendendo le orecchie. Eravamo seduti da soli ad uno delle decine di tavoli della cambusa. Stavamo pranzando quando abbiamo sentito il preludio del crepuscolo degli dei. Nella vasta stanza echeggiava quella musica potente, inconfondibile, abissale. Ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Il capitano non può fare a meno di Wagner. È uno dei suoi svaghi. Collega il sistema fonico della sala controllo a quello dell'intera nave, così che la musica si espanda nei suoi più remoti anfratti. La nave allora inizia ad empirsi del crepuscolo. Immagino in quei luoghi abbandonati, dei ponti alti, della stiva, delle paratie, l'effetto che questa musica sublime suscita sul silenzio, sull'oscurità e sulla desolazione che vi regna. Dopo aver finito di pranzare, io e Jessop abbiamo raggiunto l'Andolfi in sala controllo. E l'abbiamo trovato seduto al timone, con gli occhi chiusi, in estasi, mentre Wagner troneggiava sulle nostre teste e la nave affrontava il buio incolmabile dell'esterno, visibile attraverso i giganteschi vetri della piramide di prua. Le cose millenarie sono eterne, ha detto ad un tratto il capitano sibillino, accorgendosi della nostra presenza, ma senza aprire gli occhi e senza distrarsi da quella sua estasi. Ogni volta che il crepuscolo risuona nella nave, una marea di cose sotterranee sento evocate dal buio. È una musica profonda, antica, insinuante che mi pare sia stata invocata dalle medesime tenebre che ci circondano, come se Wagner fosse riuscito ad intuire in quel suo tempo remoto le cose che ci sarebbero state rivelate oggi, in questa nostra Odissea che ci conosce testimoni dell'abisso. A volte mi viene da pensare, quando ascolto questa musica, che Wagner abbia in qualche modo fatto esperienza delle nostre condizioni, che egli sia stato testimone di quelle stesse maree che un giorno la sua arte avrebbe celebrato. Ci siamo messi ai nostri posti, mentre la musica riverberava in tutto l'ambiente della sala, alta e potente. Non so per quanto tempo siamo restati in silenzio ad ascoltare il preludio finché l'allarme dei radar non ha iniziato a suonare. La musica si è interrotta automaticamente, e nella sala e cheggiato al suo posto un cicalio stridulo artificiale. Momento. come Scusate, eh? Ok. È chegiato dal suo posto un cicalio stridulo artificiale. Sei. L'Andolfi, che stava quasi disteso sulla poltrona di timone, si è messo seduto con uno scatto e ha premuto l'interruttore dell'allarme. I radar hanno continuato a vibrare. Il capitano ha controllato gli schermi, poi, con uno sguardo serio, ha detto: "C'è qualcosa là fuori". Allora ha alzato al massimo i fari ma non scorgevamo niente. «Qual è la distanza, capitano?» ho chiesto. «Circa tre chilometri a bordo». «Dovremmo già vedere qualcosa?» «Lo so», ha risposto l'aconico. Siamo restati in silenzio per alcuni lunghi momenti, durante i quali non sudiva altro che il bip del radar, con gli occhi fissi a bordo e il capitano avvinghiato al timone, pronto in caso di pericolo a virare. «Ecco, là davanti!» Ho detto, indicando ciò che vedevo. Una parete rocciosa, alta e uniforme. Le montagne di silicio, ha commentato Landolfi, virando leggermente a tribordo, anche se la distanza tra la nave e la roccia era ragguardevole. Non ricordavo le montagne. Le avevo viste una sola volta durante quei remoti avvistamenti del passato e non rammentavo quanto fossero immense. Infatti è vero, perché eh, mi ero sbagliato, è su di stampo ogsoniano. E non Lovecraftiano questo racconto. Tra l'altro quella serata abbiamo parlato proprio di questo. E l'8 o il 9 giugno a Napoli sarò di nuovo lì con Stefano e Maria Pia dell'uomo che ha organizzato questa rassegna di letteratura gotica a parlare dei lavori di Stefano, di Lovecraft e di Oxon. Poi darò più dettagli. Commentavo quanto fossero immense. Ok. A bordo, per una distanza sterminata in tutte le direzioni, si estendeva una parete di roccia uniforme, scura, quasi liscia. La vetta, come le pendici di quel monte o catena che fosse, si perdevano in altezza e in profondità nel buio. I fari illuminavano la parete ed essa brillava a causa del silicio che rifletteva la luce. Era uno spettacolo sconcertante. La nave pareva un granello di sabbia in un palmo di mano. I radar e le altre strumentazioni non riuscivano a darci, come era accaduto altre volte, misura di quelle cime. Il capitano stava fermo davanti al timone ed osservava attentamente la parete rocciosa. Jessop, piazzati a tribordo, di vedetta, all'altezza dei fari, e guarda che non ci siano altri picchi da quella parte, ha ordinato, qualora i sensori non fossero riusciti a rilevare nulla. La nave viaggiava parallelamente alla parete e l'Andolfi aveva ridotto la velocità per poter evitare qualsiasi contatto. Quale sarà la loro origine, capitano? Ho chiesto, con un'ingenuità che mi ha fatto arrossire, mentre tenevo gli occhi puntati a quel prodigio uscito dal buio. Non lo so, Oxon. Visto? Finora non si sapeva, ma la voce narrante si chiama Oxon. Applausi. Brividi. Non lo so, Oxon. <ride> Che velo. Cosa ba? Cosa dici ba? Ok. Andiamo avanti. Non lo so, Oxon. Non siamo mai riusciti a stabilirlo. Vallo a capire da dove si innalzano e dove arrivano. Quello che possiamo vedere sarà almeno 20.000 metri d'altezza, rispose. Con un tono di voce pacato, lento quasi mormorante, come se non avesse voluto far sapere a quelle montagne che stavamo parlando di loro. Viaggiammo per due ore, fiancheggiando la parete rocciosa, sempre compatta e uniforme, estesa soltanto a babordo, ma furono due ore di tensione e di congetture disattese. Ad un tratto sentì la necessità di andare al bagno e lasciai la sala di controllo. Mentre ero davanti al gabinetto, ho udito la voce di Landolfi che mi chiamava riverberando dall'altoparlante. Era agitato. Mi sono precipitato in sala controllo e ho trovato lui e Jessop fermi davanti alla vetrata di babordo, in piedi, in silenzio. Che c'è? Ho gridato. E loro non hanno risposto, ma hanno continuato a fissare qualcosa oltre il vetro. Mi sono avvicinato e ho domandato ancora cosa ci fosse di nuovo. Erano entrambi... Pa cosa ci fosse di nuovo? Perché l'ancora era prima, giustamente. Ho continuato a fissare qualcosa oltre il vetro. Mi sono avvicinato e ho domandato ancora cosa ci fosse di nuovo. Entrambi erano pallidi e avevano gli occhi sgranati in un'espressione di sgomento. Ho guardato anche io fuori e allora l'ho vista e non ho potuto trattenere un involontario moto di terrore. Proprio al centro della parete rocciosa, come fosse stata intagliata a basso rilievo nella roccia, c'era una testa colossale, una testa umana. Alla luce dei fari era luccicante come la roccia, alta poco meno dell'intera parete e larga la metà. Era il volto glabro d'un uomo. Aveva la bocca chiusa, la fronte alta e calva e occhi vacui, vasti e spalancati, in un'espressione di totale impassibilità. Siamo restati in silenzio. Avremmo dovuto provvedere a tentare di prendere campioni di quella scultura, ma eravamo pietrificati. Era così sproporzionata per la nostra concezione da lasciarci inermi e atterriti, incapaci di prendere una qualsiasi risoluzione. È uno, uno sviluppo interessante questa cosa della testa. Incapaci di prendere una qualsiasi risoluzione. Chi o che cosa aveva scolpito quel volto nella roccia? Quando era stato scolpito? E perché? Queste domande che ci leggevamo a vicenda negli occhi e alle quali c'era impossibile dare una. <susurra> Ogni tanto mi impiccio. Okay. E perché? Queste domande che ci leggevamo a vicenda negli occhi e alle quali c'era impossibile dare una risposta anche minimamente convincente ci avevano resi statue di sale davanti alla devastazione che nel nostro animo aveva prodotto l'ignoto. Pensando che qualcosa si dovesse fare, tentando di sottrarmi a quel sortileggio sotto il quale ero caduto, ho chiesto ordini in merito al capitano, ma non ho avuto risposta. I suoi occhi erano fissi alla testa, che ora stavamo superando. Il suo volto era una maschera sgomenta di cieco terrore. Allora ho compreso che sarebbe stato meglio tacere. Ad un tratto i sensori di tribordo hanno iniziato a suonare. Ci siamo voltati di scatto, atterriti. Landolfi si è scosso ed è corso al timone, virando appena in tempo a babordo. A tribordo era apparsa una guglia monolitica di roccia. La nave ha iniziato ad addentrarsi in quello che aveva tutto l'aspetto di un canyon. Ora le pareti rocciose si dilungavano a perdita d'occhio da entrambi i lati. È una catena rocciosa, capitano. Ho concluso ad alta voce e l'ho visto sudare copiosamente accanto al timone mentre Jessop era tornato ad osservare la testa a babordo, che ci stavamo lasciando lentamente a poppa. Capitano, si sente bene? Ho domandato. S'era seduto con un tonfo sulla poltrona di comando ed era impallidito ancora più che prima. Sudava e mi accorsi che stava pure tremando. Capitano? Sì. Sta bene? Sì, sto bene. Abbiamo superato quella... Sì, capitano. L'abbiamo lasciata a poco ormai. Ho capito. È sicuro di stare bene, capitano? Sì, sono sicuro. Ho osservato Jessop. Anch'egli era terrorizzato, ma meno atterrito di Landolfi. Mi sono avvicinato al ragazzo. Stava ancora scrutando fuori in piedi davanti al vetro. Da dove veniva, Oxon? Chi ha scolpito quella cosa nelle tenebre? Non lo so, Jessop. Non lo so. Eh? È migliorato questo capitolo. Ah. Il prossimo è troppo lungo, non faccio in tempo a farlo, quindi vi devo lasciare così. Cacchio! Huh. Ho perso. Ho perso il terzo. Cioè il secondo. Vabbè, l'ho esportato. Spero che non ci siano da fare dei cambiamenti. Sì, mi è piaciuto molto. Red Jet, metti un link a una tua pagina, così possono vedere i tuoi lavori. Visto che ci è stato chiesto. Uh, Quindi sì, io. Io avrei finito per oggi. Ho esportato. Michela, tanto ho finito, quindi l'hai vista tutta. Ci vediamo alla prossima. Ah, vabbè. Allora cercate Redjet 00 sui vari socials e troverete. È venuto pure il mal di gola oggi. Ho fatto quel turno lunghissimo a leggere Il Trono di Spade. Infatti, non volevo nemmeno venire oggi c'era un c'è un diluvio allucinante, mi sa che sta anche continuando a piovere, quindi sì, sto chiudendo ora. Sei arrivato proprio in tempo. E quindi spero tra l'altro di trovare una macchina per tornare a casa, altrimenti la questione sarà brutta. Ciao Michela. Non c'è una macchina manco a morì. Me la devo fare a piedi. E naturalmente starà diluviando ancora. Vero? Fatemi compagnia in questo? Forte pioggia. Bene, Debbie. Ma tu non dovevi riuscire un quarto d'ora fa? Sta facendo un pioggione. Forte pioggia, umidità al 93%, precipitazioni al 99%. Nah. Grazie Enrico. Sì, l'ho ripresa, eh, manca un pochino ancora in realtà perché sono al capitolo... Qual è? Il 14? Devo fare il 14 e sono 28, quindi un pochino ci vorrà. Eh, ma va bene. E niente, io a sto punto vi saluto. Comincio a tirare fuori la canoa, appunto, per tornare a casa. Che palle! E vabbè, e... ci vediamo alla prossima live. Forse riesco a farne un'altra entro la fine della settimana, perché la prossima insomma dipende come vanno i lavori qui dentro. Perché poi da martedì, sicuramente per un paio di giorni, due o tre giorni, non sarò proprio disponibile per niente. E cercherò di insomma di, di registrare qualcos'altro da pubblicare. Vedremo. Grazie per avermi seguito anche stavolta. E ci vediamo alla prossima. Ciao!